Difendere la famiglia, i prodotti italiani, le imprese che creano lavoro piegate dalla pandemia, la sicurezza dei cittadini e combattere l'immigrazione irregolare sono cose giuste. Impossibili però da fare quando ci sono le amministrazioni di sinistra. Fratelli Italia è un partito coerente, Giorgia Meloni l'ha dimostrato, siamo pronti a tutto pur di non tradire la parola data. Basta con la politica che dice una cosa in campagna elettorale e poi realizza tutt'altro. Basta con gli accordi sotto banco. Serve anche nella tua città una forza politica coerente, lineare e che mantiene la parola data. Aiuta Giorgia Meloni, le donne, gli uomini di sua fiducia nella tua città a cambiare la politica. Metti una croce sul simbolo di Fratelli d'Italia. Noi non tradiremo mai la parola data in campagna elettorale. La voce dei Verdi, la voce degli ecologisti deve finalmente essere ascoltata e portata all'interno delle istituzioni, così come già sta accadendo ed è accaduto in moltissime città d'Europa che oggi sono guidate dai Verdi e così come sta accadendo nelle istituzioni europee che hanno preso una svolta marcatamente ambientalista. Così deve arrivare anche in Italia. L'onda verde deve travolgere le città italiane e portare Europa Verde all'interno dei nostri comuni per portare le istanze di un partito ecologista, ambientalista, progressista, europeista e femminista. Dobbiamo rimettere al centro l'ambiente, la salute e il lavoro. La transizione ecologica non deve fare paura perché porterà sviluppo e lavoro. Saremo presenti alle elezioni del 3 e 4 ottobre come Partito Comunista con Marco Rizzo a Milano, a Torino, a Ravenna, a Roma, nel collegio delle suppletive di Roma e in quello di Siena dove io sarò candidato contro Enrico Letta. Se volete che questa società continui in questo modo, con le multinazionali che non pagano le tasse, gli operai licenziati per via mail, beh, si possono continuare a votare i partiti che appoggiano Draghi. Se invece volete cambiare davvero il mondo che ci circonda, parlando di lavoro, di sanità pubblica, di no Green Pass, potete farlo scegliendo il Partito Comunista con Marco Rizzo. Domenica 3, lunedì 4 ottobre sarete chiamati a scegliere i sindaci e i consiglieri comunali delle vostre città, i consiglieri regionali e il presidente della Regione Calabria. Ovunque trovate il simbolo del popolo, della famiglia. Se domenica andate a messa, quando uscite dalla messa, l'unico voto coerente con quello che siete andati a professare in una chiesa è il voto all'unico partito rimasto sulla scheda di ispirazione cristiana. Quindi, se siete tra quei 7 milioni di praticanti che tutte le domeniche vanno a santificare le feste, poi diventate anche cittadini che santificano la domenica di impegno cristiano in termini civici e dite no all'eutanasia, no all'aborto, sì alla cura della persona, al reddito di maternità, sì alle proposte del popolo, della famiglia per far rinascere il paese partendo dall'investimento sulla famiglia italiana.